Questo è il file esercizi gruppi corrente elettrica. Qui ci sono tutti i dati sperimentali. Svolgiamo l'esercizio numero 1. Un filo cilindrico di rame lungo 15 metri viene percorso da 3,5 A di corrente quando si applicano ai suoi capi 5,3 V di differenza di potenziale e la temperatura del filo è di 30 gradi. Prima domanda, il diametro di sezione del filo. Risultato sarà un po' meno di mezzo millimetro, che è un valore tipico dei fili metallici. Questo è il filo di rame, il generatore reale che lo alimenta, l'amperometro per misurare la corrente, il voltmetro in parallelo ai capi del filo. Siccome la sua resistenza è infinita, non scorre corrente nel voltmetro. Per calcolare il diametro del filo dobbiamo conoscere prima l'area, che si trova nella seconda legge di Ohm. Ricaviamo quindi l'area di sezione del filo. Ρ è la resistività a 30 gradi, L è la lunghezza a 15 metri e R è la resistenza di questo filo, che è 1,51 Ohm perché si può ricavare dalla prima legge di Ohm, dividendo la differenza di potenziale per la corrente. Per la resistività a 30 gradi bisogna applicare la formula che permette di calcolare la resistività di un materiale a una temperatura qualunque conoscendo la resistività di riferimento a 20 gradi centigradi. Questa resistività di riferimento è l'inverso della conducibilità. La conducibilità elettrica del rame è un valore noto, un valore grande, 10 alla settima, quasi 10 all'ottava, giustamente perché il rame è un ottimo conduttore, quindi ha un alto valore di conducibilità elettrica. Facendo l'inverso di questo valore si trova la resistività elettrica del rame alla temperatura di riferimento di 20 gradi e viene un valore molto piccolo, 10 alla meno 8 ohm metro. Sempre perché il rame, essendo un ottimo conduttore, ha un basso valore di resistività. Siccome noi vogliamo la resistività del rame a 30 gradi, dobbiamo inserire in questa formula un aumento di temperatura di 10 gradi o 10 Kelvin, che è lo stesso perché quando si parla di intervalli è uguale esprimere in gradi centigradi oppure in Kelvin. Gli intervalli sono uguali. Alfa è il coefficiente di temperatura del rame. È questo valore qua e indica in pratica di quanto aumenta la conducibilità del rame per ogni grado centigrado o Kelvin di riscaldamento. Sostituendo tutti questi valori, alla fine si trova che la conducibilità e la resistività del rame a 30 gradi è leggermente maggiore che a 20 gradi. Da 1,60 è passata a 1,66 per 10 alla meno 8 ohm metro. Questo valore di resistività lo sostituiamo nella formula dell'area e troviamo quindi l'area di sezione 1,65 per 10 alla meno 7 metri quadrati. Ovviamente espresso in metri quadrati è un valore molto piccolo perché il filo è sottile rispetto al metro quadrato. Conviene esprimere questa area di sezione in millimetri quadrati, quindi il valore è questo, 10 alla meno 1, perché poi dall'area di sezione troveremo il raggio in millimetri in questo modo. L'area di un cerchio, pi greco alla seconda, formula inversa, sostituiamo il valore dell'area, fa 0,23 mm il raggio. Il diametro è il doppio, 0,46 mm.